contattare in diretta. Ecco, sì, ecco, cerchiamo, sentiamo se è disponibile. Devo chiedere una consulenza per una vetrina in questo momento. Chi stiamo chiamando? Ma un soggetto che tiene i soggetti in scatola. Zitti. Chiude, spegne, non accende mai LED. Posso vedere chi sta chiamando? Potere, robot. Pronto? Mister. Pronto? Sensei, buonasera. Non metta giù. Sensei, buonasera, lei è in diretta. È stato selezionato per una diretta di Viper Toys. Non è contento? Stavo andando a letto. Non era lì con lo straccione che aspettava la chiamata, no? Ha detto bene, lei si andava a letto, sai cosa stava facendo? Si stava? Io vi sento lontanissimo. No, lei stava andando a letto, no? Beh, sensei, sì, siamo a circa 200 km di distanza. Ecco. Quindi lei si stava in termini robotici pigiamando, giustamente, perché Mi faccio dire cose che non voglio dire. Ma riesco ancora a mantenere termini simili, ecco. Ma no, perché io pensavo che, diciamo, celare il tutto richiedendole a quest'ora, diciamo, consona una consulenza su una vetrina, però in questo caso mi sembra che l'intervento qua degli altri colleghi hanno mandato sfanculeggiato questa. E hanno usato anche come capo espiatorio. Esatto. Sensei, mi hanno detto che la mia posizione sia molto in bilico in questo momento e che io possa venire assorbito o chiamato da altri gruppi, da altre squadre. Ma lei non mi ritiene insostituibile? Guardi, mi vuol mettere in una cattiva posizione. Diciamo che tutti siamo sostituibili. Sai cosa mi sembrano queste uscite? Quelle famose, sempre rimanendo perché stiamo facendo dei paragoni calcistici, quelle famose paraculate del nostro amico che è stato deferito e mandato a quel paese dalla cosa sportiva del 2006, dal certo Moggi. Ah, giusto, è vero. C'è qualche sì, analogia, direi. Però invece le analogie qua questa sera era riferita al fatto che ha bussato alla nostra porta il paratoci della situazione dicendoci: non è che voi per caso state cercando un giornalista, un ruolo di giornalista? No, io sconfesso questa cosa, Dica la storia. No, io sono stato attirato qui con l'inganno. Addirittura. Con la lusinga può dare. Con la pizza, mi hanno anche offerto la pizza anche per fare una recensione. Ora, io che sono notoriamente conosciuto come una gran puttana, giuro fedeltà a sua maestà, non a potere robot. Vabbè. Ma guardi che lei si è venduto veramente per pochissimo, cioè lei ha il valore di una pizza fondamentale. Ecco, purtroppo. Che non abbia preso anche il gelato fiocchi là. Ecco, esatto. No. Ma volevamo sapere solo un'ultima cosa, poi la lasciamo pigiamarsi, ovviamente. Sì, è seria. In tutto questo, lei, perché eravamo sensibili ovviamente anche oltre a cercare queste manovre di mercato, per quanto a non ferire anche i nostri colleghi dello stesso settore, e quindi come la prendeva lei nell'annunciarle che potevamo affrontare una recensione come quella del Grandizer della Sentinel? Chain. Dipende come avete approcciato voi poi il vostro dialogo con il giornalista, se voi sarete stati poi tu
lupinati dal... No, ma nel senso che è ovviamente un giocatore, cioè è un giocatore che si sta posizionando con valigia, capito? Quindi ha cercato di bussare, detto, ma io... infatti, era disponibile. Il Grandizer della serie. Sì, infatti. E noi abbiamo detto, no, no, guardi, se lo tenga per il suo... Sconfesso assolutamente tutto quello che Viper, di nome di fatto, sta affermando. Ah, yeah. Ah, tutto quello che lui sta dicendo praticamente qui, Io ho combattuto in ogni modo per non fare la recensione del Grandizer della Sentinel, proprio per avere il piacere di... Non è proprio così, però, mi scusi, eh. Come no? Lei si è presentato dicendo facciamo questo, no, punto. No, siamo davanti a un'altra cosa. Dopo abbiamo, ci siamo confrontati, comunque abbiamo deciso di l'importante non... L'importante, ci premeva sapere che, ecco, se diciamo tornava a casa dopo la pizza testa bassa, c'era qualcheduno che se lo prendeva. Chiedo scusa, come l'ha chiamata? La pizza. Mi preoccupavo se tornava a casa col culo vuoto. Mi scusi sensei, ma vuole... Sensei, vuole aiutarmi a far ripetere a Viper il nome di quel cibo partenopeo con la mozzarella e il pomodoro? La pizza. Esatto. Ma perché lo dica correttamente? No, ma io continuerò a dirlo in maniera romagnola, perché la pizza è detta così. Vabbè, il Gundam abbiamo anche la pizza. Vabbè, qui la chiamiamo così, la chiamiamo. Ma pizza. No, adesso giusto, concludiamo con questo giusto dissing, perché lei come lo pronuncerebbe? Ecco, giusto, sì. Io pronuncio Gundam e pizza. È sbagliato in entrambi i modi. Anch'io però pronuncio Gundam. Anch'io. No, ma il fatto è che i Gundam o Gundam sono sbagliate entrambe, perché se vogliamo sarebbe Gundamu, ho detto Gundamu alla giapponese. No, non esageriamo. Se vogliamo fare i turisti, non ci interessa. Sensei, lei non è nei nostri cuori. Change. Ora vada pure a non pigiamarsi e a stendersi nel letto nudo come mamma l'ha fatto. Sulle sue scatole di robot. Si stende. Questo momento è troppo schifo, ai vostri e ai nostri fan. Quindi. Ma noi. Diciamo che con questo caldo mi basta restare, diciamo, in maglia e mutande, giusto per. Non vogliamo neanche figurarcela questa cosa. No. Ci basti sapere che lei dorme sereno come un bambino. E tranquillo. Sopra le scatole dei suoi robot. Un po' meno. Va bene, sensei, noi comunque ci rivedremo a non lunghissimo, perché insomma. Temo anch'io. Quindi insomma avremo modo di discutere che fare di questo giornalista anche in futuro, ecco. Insomma, ho perso speranze. Me lo ritrovi in mezzo ai piedi, Dio. Cosa dice? Non è proprio così. L'è scappato, eh? Si è zittito, pronto? Ha riattaccato? No, c'è ancora. Zitti. È intervenuto l'avvocato, probabilmente. L'avvocato? Ah, difensore. È con l'avvocato, ecco perché. Non... L'avvocato di parte. Niente. Vabbè. Comunque, questa dovrebbe essere anche una videorecensione, quindi insomma, voleva essere, ecco, un saluto, sì, al sensei, ovviamente. No, per... io vi ringrazio, saluto il pubblico che ci festante. Sì, non so quando, su quale recensione vedrò questo mio intervento. Ma ovviamente sul Rio Grandizer qua Sentinel. Tutto quello, non è... Adesso cercheremo di depistare il giornalista, però se è mostrato qua col pezzo, lei capisce che avere uno zingo col giornalista e Asso qua, che è uno dei pochi zinghi che non ha settato di sbracciarlo, è difficile trattenerli. Giusto. Comunque avrà una maniera di accaparrarselo comunque il... Ma adesso è critico. La verità è che mio malgrado
avendo giurato fedeltà a Potere Robotico, ho mantenuto la parola di fare il Grandizer della Sentinel con voi. Eccolo. È uscito. Benché lei gli oggi mi abbia detto che si trova tra le cos'è? Che mi trova tra le, fra sue, le scatole. Tra le scarpe. Io ho capito, fra le scarpe. Tra le scarpe, cos'è che cioè, vabbè. Non si sia offeso, ma naturalmente no. Lei non ha visto niente, va bene, la ringraziamo, si è fatto tardi, sensei. Comunque signori, saluto tutto il pubblico che ci sta seguendo, che immagino che dopo questa chiamata probabilmente avranno già chiuso il video da ora. Sì, da ora. Infatti, penso anch'io. Va bene. Buonanotte. È stato un piacere nostro. La salutiamo. Buonanotte, sensei. Cercheremo di disturbarla ad orari sempre più impertinenti, visto la sua disponibilità. Perfetto, adesso ho spesso che devo spegnere il Saluti, salutando scusa. Ciao.